Abruzzo alle urne oggi e domani per le elezioni europee ed amministrative. Si vota nei comuni con più di 15.000 abitanti a Pescara, Montesilvano e Giulianova. I seggi si sono aperti nel pomeriggio alle ore 15 e chiuderanno alle ore 23. Domani, domenica 9 giugno, apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 23. Sergio Fioriti, presidente della sezione numero 102 della Scuola Foscolo di Pescara. Dunque, seggi aperti dalle 15 quest'oggi, già da qualche minuto, tutto tranquillo. Tutto tranquillo, abbiamo avuto già qualche elettore, una diecina tra uomini e donne, e al momento insomma nessun problema particolare, anche con la fase organizzativa del seggio. Esatto. Fiori, ti ricordiamo da che ora a che ora si voterà e quando inizieranno le operazioni di spoglio? Oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 23. Le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo per le europee e alle 15 di lunedì per le comunali. Ecco, ricordiamo che qui a Pescara si voterà per le comunali, 4 i candidati sindaco, mentre si voterà per le europee. Due le schede dunque. Sì, due schede, l'arancione per l'Europa e l'azzurra per il comune. Ricordiamo per le preferenze quanti nominativi si possono apporre. Si possono esprimere 3 preferenze per l'Europa, 2 per le comunali, le preferenze devono essere differenziate per genere, per cui se si danno 3 preferenze per l'Europa non c'è problema d'ordine, altrimenti bisogna un attimo stare attenti a non mettere 2 preferenze dello stesso sesso. Per il comune ugualmente vale il discorso della preferenza di genere, per cui un uomo e una donna è indifferente alla posizione. Le operazioni di spoglio inizieranno dalle ore 23 di domani, domenica 9 giugno, per le elezioni europee, dalle 14 di lunedì al via lo spoglio per le elezioni amministrative. Aggiornamenti in tempo reale sulla nostra emittente Rete 8 nella lunga maratona elettorale condotta dal direttore Carmine Perattuono a partire dalle ore 22.45 di domenica e dalle 13.45 di lunedì prossimo.